Gentili telespettatori di Teleonda, che ci seguite da tutta la Puglia e da tutto il mondo, e cari telespettatori di Teleradio Padre Pio, vi giunga il nostro saluto da Ugento, cittadina situata nell'estremo lembro del Salento. Siamo nella bellissima cattedrale dalla quale stiamo per trasmettervi la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli. E di seguito l'ultima sessione dell'inchiesta diocesana circa la vita, le virtù e la fama di santità della serva di Dio Mirella Solidoro. Chi è Mirella? Ce lo dice Fulvio Nuzzo. Telespettatrici e telespettatori e fedeli tutti, buonasera. Vi darò alcuni cenni della vita di Mirella Solidoro, tratti dal testo Cambiasti il mio lamento in danza rivestendomi di gioia di padre Cristoforo Aldo De Donno dell'Ordine dei Frati Minori, postulatore per la causa di canonizzazione di Mirella Solidoro. Il 13 luglio 1964, un giorno di lunedì, alle ore 13:30, nasce Mirella da Giuseppe Solidoro e Sanarica Maria Franza, una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre e la madre svolgono il mestiere di contadini. Mirella è la terza genita dopo Annarita, Maria Lucia, e prima di Antonio e Cosimo, una famiglia composta da genitori e 5 figli. Il 2 agosto 1964 Mirella riceve il battesimo nella chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo per mano di Don Giovanni Ciardo. Nel 1970 inizia la scuola elementare con grande profitto e altruismo. Spesso aiutava i compagni nello svolgimento dei compiti ed era molto più contenta del profitto dei compagni che del suo. Il 1 giugno 1972, giorno del Corpus Domini, nella chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, riceve la prima comunione eucaristica dal sacerdote Don Ugo Schimera. Nel 1973 ha le prime avvisaglie del suo male. Le viene diagnosticato in modo molto sommario una sinusite frontale ed esaurimento nell'ospedale Francesco Ferrari di Casarano. 21 maggio 1978 riceve il sacramento della cresima per mano di Sua Eccellenza Monsignor Michele Mincuzzi nella chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo. Giugno 1978 ottiene la licenza media con il giudizio di buono. Successivamente frequenta per pochi mesi l'Istituto Professionale di Galadone, sede staccata di Laurisano. La frequenza però viene interrotta a causa dell'aggravarsi della sua malattia. Viene ricoverata nel reparto Torino dell'ospedale Cardinale Giovanni Panico di Tricase per forti cefalee. Qui Mirella conosce le suore Marcelline, con le quali stringe forti legami e alle quali manifesta il desiderio di consacrarsi nel loro ordine. Stringe rapporti con suor Eugenia Cecchi e suor Emilia Capoccia. La manifestazione di consacrarsi nasce quasi da bambina, quando nei giochi tra ragazzi lei svolgeva sempre il ruolo di suora. Dopo il ricovero nell'ospedale di Tricase, Mirella trascorre alcuni mesi nella casa paterna, per poi essere ricoverata nuovamente negli ospedali di Casarano, Gallipoli, Brindisi, per poi giungere finalmente nel Vito Fazzi di Lecce, dove il professore Armenise le diagnostica un tumore al cervello. 1979, nell'ospedale Vito Fazzi, Mirella fruisce di un fenomeno paramistico, visione dell'umanità di Cristo, fenomeno sperimentato in anni successivi. Il 28 dicembre 79 finalmente Mirella viene operata alla testa e cade in coma per circa 3 anni, un coma vegetativo, quando
il 2 maggio 1982 Mirella si sveglia ricordando di aver avuto una visione misteriosa che con la esile vista di cui ancora disponeva riconobbe l'immagine del Santissimo Crocifisso della Pietà di Galatone e che le ingiungeva di recarsi in pellegrinaggio a trovarlo. Il 3 maggio Mirella, accompagnata dai genitori, si reca al santuario di Galatone e dinanzi al simulacro scoppia in lacrime tra preghiere e ringraziamenti. Nel 1985 Mirella compie un pellegrinaggio marcellino a Lourdes. Di ritorno visita la cappella della Madonna del Divin Pianto a Cernusco sul Naviglio, luogo dell'istituto delle suore marcelline. In Mirella non si è mai assopito il desiderio di consacrarsi marcellina e la Madre Superiore Generale, l'11 febbraio 1999, attraverso una lettera, Suor Maria Paola Albertario, accetta l'offerta della vita di Mirella quale prima pietra spirituale del nascente movimento dei laici marcellini. 1992-93. Conosce il frate cappuccino Giovan Battista Van der Poel e il sacerdote benedettino Don Bruno Campana, fratello di Santina Campana. 1996, un periodo caratterizzato da difficoltà economiche per la famiglia di Mirella. È costretta a lasciare casa per motivi di stabilità. Il padre, per far fronte alle condizioni economiche precarie, è costretto ad emigrare. La famiglia viene ospitata nel garage del fratello Antonio. Antonio che, come la madre, si è sempre curato dell'assistenza della sorella e al quale Mirella era tantissimo legata. 1997, settembre, ospedale Vito Fazzi di Lecce. Mirella fu sottoposta nuovamente ad interventi alla testa, alla lingua e le estraggono anche dei denti. 2 maggio 1999, nonostante le gravi condizioni di salute, Mirella viene ricoverata nell'ospedale Sollievo della Sofferenza, dove le fu confermata la diagnosi precedente. Ebbe modo però di pregare presso la tomba del beato Padre Pio. Settembre 99, riconosciuta la fama di santità, l'allora vescovo di Ugento, Monsignor Domenico Cagliandro, concede il permesso alle suore Clarisse Cappuccine del Monastero della Santissima Trinità di Alessano di visitare Mirella, che chiede di entrare nella loro comunità. 27 settembre, viene ricoverata nell'ospedale di Tricaso in gravissime condizioni. Il 1 ottobre del 1999 entra in coma irreversibile. 4 ottobre, ore 5:30, munita del sacramento dell'unzione degli infermi, Mirella, con tanta pace e serenità, si spegne. In casa viene organizzata una veglia di preghiera dalle suore marcelline. Le esequie si svolgeranno nel santuario Madonna della Strada e la sepoltura avviene nel cimitero di Taurisano, con grande partecipazione di fedeli, consacrati, sacerdoti e fedeli. Dopo questi geni biografici andiamo a conoscere Mirella attraverso il racconto della stessa Mirella. Ascoltiamo dalla voce di Marietta Fracassa, un'amica alla quale Mirella ha rivolto anche nei suoi scritti grandi espressioni di affetto. Mi chiamo Solidoro Mirella, ho 18 anni. Da 3 anni ho subito un intervento alla testa che mi ha rovinato la vista. All'età di 15 anni, il 28 settembre 1979, mi fu fatto l'intervento dal quale ne uscì non vedente. Ma fu in quel buio che incominciai a vedere. Non era la luce del mondo, ma quella di Dio. Fu per me quella la chiamata decisiva alla croce. In un primo momento mi sentii come un uccello
al quale il Signore aveva tagliato le ali. Ma poi capì che il Signore mi stava dando le ali più grandi per volare nel suo nuovo orizzonte. Dopodiché mi addormentai in un lungo sonno che durò quasi 3 anni. Mi svegliai da questo sonno il 2 maggio 1982. Mi sentii come una bambina appena nata. Il Signore mi chiamò alla vita per la seconda volta, in un nuovo modo e in un nuovo mondo. Accettai il dolore e lo amai tanto da desiderarlo. Capì che il Signore aveva bisogno di anime disposte ad immolarsi per la salvezza dell'umanità. Gli anni passarono velocemente ed oggi mi trovo qui, nelle quattro mura della mia stanza, che è diventata il mio campo di missione, e in un letto che è divenuto la mia dimora, con il desiderio di imitare Cristo ed essere una candela che si consuma per dare luce agli altri. Ed ora un altro racconto dei nostri giorni. Una sera, nel nostro gruppo di preghiera che si riunisce ogni giovedì nella chiesa dove sono custodite le spoglie mortali di Mirella, è stato presentato un canto sul valore del dolore che nobilita e santifica. Il tema di quel canto ha suscitato particolare emozione perché conteneva gli stessi messaggi raccontati dalla piccola che proprio nella notte precedente aveva sognato la zia Mirella. Il canto si intitola La bambina e il crocefisso. La bambina è Raffaella Rocca, la voce del crocefisso è dello stesso autore Gigi Preite. Questa ve la presentiamo alla fine magari. Ora lasciamo spazio alla celebrazione. Grazie. Oh.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, siamo riuniti per celebrare questa liturgia eucaristica, la conclusione dell'indagine diocesana circa le virtù eroiche della serva di Dio Mirella Solidoro. È un momento questo significativo per tutta la nostra Chiesa particolare, perché il dono della santità è la grazia che il Signore riversa su tutti quanti noi. La croce di Cristo è il centro della nostra vita, lo è stato soprattutto per la serva di Dio, e a questo modello noi siamo invitati a ispirarci per intraprendere anche noi il nostro personale cammino di santità. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
ci interrai uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, gloria, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Padre, i fedeli discepoli di quella sapienza che ha il suo maestro e la sua cattedra nel Cristo innalzato sulla croce, perché impariamo a vincere le tentazioni e le paure che sorgono da noi e dal mondo, per camminare sulla via del Calvario verso la vera vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Hadad Rimmon nella pianura di Megiddo. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria,
poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato da cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia.
Cari fratelli e sorelle, oggi è un giorno di festa e di gioia per la nostra Chiesa di Ugento Santa Maria di Leuca, perché concludiamo solennemente l'indagine diocesana circa le virtù eroiche della serva di Dio Mirella Solidoro. La gioia si accresce perché l'iter si è svolto durante l'anno giubilare, divenendo un segno concreto della benevolenza e della misericordia di Dio per tutti noi. La serva di Dio, infatti, come dice un testimone che l'ha conosciuta, aveva una sublime intuizione dell'eterna misericordia divina. Potremmo dire che le parole che lei ha scritto in una sua preghiera sono la sintesi di tutta la sua vita. Le parole sono queste: mi chiamasti alla croce e fui felice di portarla. Prendendo su di sé le nostre infermità, Cristo ha rivelato il volto paterno di Dio e ha mostrato che Egli è presente in ogni sofferenza umana, condivide il dolore e a tutti dona la sua consolazione. La vita cristiana, dunque, si riassume nel mistero pasquale di Cristo, mistero di morte e di risurrezione. Questa condizione coinvolge l'intera esistenza, anche la malattia, la sofferenza, la morte sono inserite in Cristo e trovano in Lui il loro senso ultimo. In tal modo, ognuno di noi, e questo ha fatto Mirella Solidoro, ognuno può esclamare con l'Apostolo Paolo: sono stato crocifisso con Cristo, non vivo più io, ma Cristo vive in me. E così ha fatto la serva di Dio. All'inizio della messa vi è stato ricordato la sua testimonianza, quello che lei stesso dice della sua vita. Non voglio ripetere il brano che è già stato indicato, dico soltanto che, mettendo a confronto questa testimonianza che Mirella dà di se stessa e le parole che abbiamo ascoltato dalla Scrittura, troviamo una grande consonanza. Abbiamo ascoltato nella prima lettura: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Mirella ha guardato il Cristo crocifisso, l'ha contemplato, si è immedesimata nel suo mistero, l'ha vissuto nella sua persona e anche nel suo corpo. Dal suo letto di dolore e di lacrime, Mirella è diventata un faro di luce per tutti. Nei colloqui personali e attraverso gli scritti, non sono molti, ma sono tutti molto densi, direi di vita, di spiritualità, di mistica cristiana, ella esorta a vivere la beatitudine di coloro che soffrono nel Signore e per il Signore. Voglio ricordarvi soltanto due brani presi da due lettere che mi sembrano particolarmente significative. Sapete che Mirella non poteva scrivere personalmente, quindi qualcuno l'ha aiutata a scrivere quello che lei dettava e poi ha consegnato anche questi suoi pensieri. Nella lettera inviata agli ammalati, ella scrive: miei cari fratelli e sorelle nel dolore, lo so che soffrite tanto e che in qualche momento di sconforto vi escono dal cuore pensieri cattivi a causa della sofferenza. Vedete quanta umanità. La santità non è una cosa astratta,
fa parte, vive dentro il contesto umano. Mirella conosce che la sofferenza è un mistero, tragico anche. Però sentite come conclude: ma io so che non siete voi a parlare, bensì il dolore. Però se pensiamo a quanto ha sofferto il Signore, che per noi ha offerto la propria vita, dovremmo sentirci più vicini a Lui con le preghiere rivolte a chi non sa pregare e per chi non conosce Gesù. Non diamo peso alle nostre sofferenze, è ancora la serva di Dio che parla. Consideriamole, attenzione a questo momento, perché questo è uno dei punti fondamentali, consideriamolo un dono del Signore. Egli ha donato a ognuno di noi un dono, una grazia. La nostra è quella della sofferenza. Noi dobbiamo scoprirne il valore, perché attraverso di esso possiamo sentirci più vicini al Signore, conoscere il suo amore, e la nostra anima diventerà segno di fedeltà. Questo aspetto, cari fedeli, è di una grande profondità ed entra dentro il mistero pasquale di Gesù. La sofferenza vissuta come un dono, accolta come una grazia. Ugualmente significativa è la lettera inviata ai giovani. In essa Mirella li esorta a visitare gli ammalati, è una delle opere di misericordia, e a farsi loro compagni di viaggio. Così scrive, è una lettera inviata ai giovani, perché essi si confrontino con la vita e quindi anche con la sofferenza e con il dolore. E scrive queste parole: miei cari fratelli, avvicinate gli ammalati, avvicinateli a voi, fateli sentire più esseri umani, aprite loro le braccia, che siano braccia sempre più tese all'amore, come Gesù ha amato noi. Ricordando il suo insegnamento che chi ama e aiuta i fratelli, specie i più deboli, avrà dato questo aiuto a Gesù stesso, siamo sempre tutti per uno e uno per tutti nel Signore con coraggio, spalancando così le nostre porte ai cuori dei poveri e al Signore nostro Gesù Cristo. Anche queste parole mettono in luce il lavoro che la grazia ha compiuto nella sua vita. Mirella è diventata così non solo una testimone di una sofferenza accettata e proposta come via di santificazione, ma anche una maestra nell'educare i giovani a scoprire il valore di farsi vicino ai più deboli e ai più sofferenti. L'indagine diocesana che oggi chiudiamo in modo ufficiale ha messo in luce questo grande patrimonio spirituale che la serva di Dio ci ha lasciato. Non ha vissuto molto tempo, ma in questo breve arco di tempo lei ci ha consegnato una grande riserva spirituale a cui tutti quanti noi dobbiamo attingere. Al termine dell'inchiesta sento il dovere di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nell'accertamento delle virtù eroiche della serva di Dio. Esprimo la mia riconoscenza in modo particolare al postulatore, padre Cristoforo Aldo De Donno, a Monsignor Napoleone di Seclì, ai membri del Tribunale diocesano, Monsignor Antonio Caricato, Monsignor Giuseppe Stendardo, l'avvocato Martino Carluccio e il professor Fulvio Nuzzo, per il lavoro accurato che hanno compiuto. Ringrazio anche tutti coloro che in diverso modo hanno offerto la loro personale testimonianza. Mentre raccogliamo, vedete qui sul tavolo, il materiale da inviare alla Congregazione per le cause dei Santi, mi sembra giusto richiamare il messaggio lasciatoci dalla serva di Dio,
perché diventi guida del nostro cammino spirituale. Penso che si possa riassumere il suo messaggio con quattro verbi: soffrire, compatire, consolare, offrire. Mirella ha sottolineato innanzitutto la gioia di accogliere la sofferenza come dono e ha insegnato che la sofferenza non è una sciagura, ma una chiamata, una vocazione a vivere nella carne, oltre che nello spirito, il mistero pasquale di Gesù, in unione con tutti coloro che sono nel dolore e a vantaggio di tutti gli uomini. La sofferenza dunque in unione a Cristo, insieme con gli altri ammalati, per il bene del mondo. Benedetto XVI ha espresso questa fondamentale verità cristiana con le seguenti parole: soffrire con l'altro, soffrire per gli altri, soffrire per amore della verità e della giustizia, soffrire a causa dell'amore, per diventare una persona che ama veramente. Questi sono elementi fondamentali di umanità, l'abbandono dei quali distruggerebbe l'uomo stesso. In altri termini, il messaggio di Mirella non è soltanto un messaggio, direi, come dire, spirituale, ma tocca l'uomo, tutto l'uomo, e diventa un messaggio di liberazione e di salvezza per l'uomo in quanto tale. Prendere parte alla sofferenza altrui vuol dire far crescere il sentimento di compassione, è il secondo verbo. La compassione, cari fedeli, ci avvicina sempre di più a Dio, perché, come diceva San Bernardo in una bellissima espressione che si trova nei suoi scritti, nei suoi sermoni sul Cantico dei Cantici, Dio non può patire, ma può compatire. E allora la compassione diventa una dimensione divina che noi possiamo vivere come uomini. Vivendo questo profondo legame con coloro che soffrono, appare più evidente la dimensione divina insita in ognuno di noi. Una società, afferma ancora Benedetto XVI, che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la compassione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente, è una società crudele e disumana. Comprendete allora, cari fedeli, l'attualità del messaggio di Mirella Solidoro. Viviamo in una società che, di fronte ad alcuni problemi, tende a chiudere gli occhi, a guardare da un'altra parte. E Benedetto XVI continua: la società però non può accettare i sofferenti e sostenerli nella loro sofferenza se i singoli non sono essi stessi capaci di ciò. E d'altra parte, il singolo non può accettare la sofferenza dell'altro se egli personalmente non riesce a trovare nella sofferenza un senso, un cammino di purificazione e di maturazione, un cammino di speranza. Vorrei anche qui, cari fedeli, sottolineare, perché alcune volte noi facciamo discorsi, lasciatemelo dire, demagogici. Parliamo degli altri, dobbiamo aiutare gli altri, ma il Papa qui ci avverte: se non siamo capaci di vivere noi, ognuno di noi, il senso, il valore della sofferenza, se non siamo capaci di vivere insieme con gli altri la sofferenza nostra e degli altri, non cambieremo, non saremo capaci
di guardare con compassione agli uomini che vengono e che hanno bisogno del nostro aiuto. Vissuta fino in fondo, la compassione si trasforma in consolazione. È il terzo verbo, consolare. Si impara così a stare con l'altro, ad essere al suo fianco, non lasciandolo solo nel dolore. La dice la parola, consolazione, stare con chi è nella solitudine, stare vicino, stare accanto. E quanto ha attestato in modo eroico la serva di Dio. Queste le parole di Mirella Solidoro. Le sofferenze aumentavano giorno dopo giorno. I miei genitori cercavano di porre rimedio a tanto soffrire, ma nessuno mi ha capito. Cercai di trovare la consolazione nel Signore, che diventò per me il mio padre fedele. Riconoscere Dio come padre quando sono nel dolore non è la stessa cosa che riconoscere Dio come padre quando tutte le cose vanno bene. Diventò per me il mio padre fedele, il mio consolatore, che mi diede la forza di affrontare meravigliosamente i miei piccoli doveri, la scuola, lo studio. Quarto verbo, offrire. La consolazione, a sua volta, diventa offerta eucaristica. E così la persona diventa un'ostia santa. Vivere la propria sofferenza in comunione con Cristo e con gli altri uomini vuol dire prendere parte alla grande offerta sacrificale di Cristo, celebrando anche con il corpo il mistero eucaristico per dare gloria a Dio e contribuire alla salvezza del mondo. Quando i malati rimangono a casa perché non possono muoversi e noi veniamo in chiesa per celebrare l'Eucaristia, ma voi pensate che la celebriamo soltanto noi? La celebrano anche loro. Anzi, in un certo senso, devo dire, la celebrano più intensamente di noi, perché loro la sofferenza la vivono nella carne. E anche se non sono presenti al rito sacramentale, tuttavia, sono profondamente uniti a Cristo, che si immola attraverso i segni sacramentali. Ricordatelo questo agli ammalati. Quando loro sono da soli sul letto del dolore, non sono soli. Sono più dentro di noi, della comunità che celebra l'Eucaristia. Noi la celebriamo attraverso i segni sacramentali. Loro la celebrano attraverso il corpo e la carne. Cari fratelli e sorelle, mentre auspichiamo che la Chiesa riconosca ufficialmente la santità della serva di Dio Mirella Solidoro, facciamo nostro il suo messaggio. Non basta soltanto ammirare, bisogna seguire. In cielo ella canta in eterno la misericordia del Signore. Noi, che siamo ancora pellegrini sulla terra, siamo invitati a unirci al suo canto, innalzando al Signore la nostra preghiera con le sue stesse parole. Vorrei concludere proprio con queste parole di Mirella, parole che lei ha scritto pensando alla sua persona. Ma adesso, mentre io le ripeto, noi pensiamo a lei, ma pensiamo anche che queste parole scrivono, intendono in qualche modo scrivere la nostra storia. Così Mirella Solidoro. O Signore, tu mi cercasti e io ti trovai, mi amasti
ed io ti amai. Mi chiamasti alla croce e io fui felice di portarla. Oggi lodi a te, il mio cuore canta, fa di me una serva santa. Nella mia vita ho avuto tanto dolore, ma so che un giorno in cielo troverò tanto amore. Nessuno mi ha mai capita, solamente tu mi hai consolata. Mi son sentita pienamente rialzata quando ho detto sì alla tua chiamata. Signore, che io possa portare la mia croce con amore, fino a quando un giorno nelle tue mani la consegnerò. O Gesù, mio bene immenso, giorno e notte a te io penso. La mia sofferenza e il mio dolore mi avvicinano a te, o mio Signore. Nel mio cuore la gioia c'è perché tu sei vicino a me. Ogni mortificazione e ogni angustia mi fanno stare nella via giusta. E un giorno alla meta giungerò e la mia croce ai tuoi piedi deporrò. O Signore, pastore buono, dona al mondo salvezza e perdono. Tu guidi noi, che siamo tuo gregge, l'amore è la tua legge. Guida tu ogni nostra azione e dona a noi la tua protezione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti che verrà. Fratelli e sorelle, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Preghiamo insieme dicendo: aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia. Per la Santa Chiesa, perché guidata dallo Spirito del Signore, sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia. Per i nostri pastori, perché mediante il ministero e la santità personale siano educatori e padri nella fede. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.
per la nostra Chiesa diocesana, perché illuminata dall'esempio della serva di Dio Mirella Solidoro, sappia mettere sempre al centro del proprio cammino la croce di Cristo, unica fonte di salvezza e di speranza per l'uomo di tutti i tempi. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua amicizia. Per tutti noi rinati nel battesimo, perché il Signore ci preservi dal peccato e ci faccia crescere nell'esperienza viva del Tuo Spirito. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua amicizia. Per l'uomo che lavora, perché l'impegno quotidiano necessario al sostentamento delle famiglie giovi anche a rendere più giusti e cordiali i rapporti tra tutti i membri della società. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua amicizia. Per i bambini che oggi nascono alla vita, perché siano accolti con amore e tutta la comunità senta che il frutto del grembo è dono di Dio. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere. O Padre, che puoi fare assai più di quanto siamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede, donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del Tuo amore, per Cristo nostro Signore. Pregate,
fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, la nostra offerta, questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, perché tutta la nostra vita sia ben accetta la Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci ha resi partecipe della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. A noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i suoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con San Vito, martire di Saragozza, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vito, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace. Cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Ora, mentre il Vescovo insieme ai ministri ritornano in sagrestia per deporre i paramenti, ecco, noi attendiamo in chiesa perché fra poco ci sarà la chiusura del processo. Accompagniamo col canto. Tra poco si terrà l'83esima sessione dell'indagine diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità della serva di Dio Antonio Mirella Solidoro. Al tavolo siederanno il Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, il Delegato Vescovile Monsignor Antonio Caricato, il Promotore di Giustizia Monsignor Giuseppe Stendardo, il Notaio Attuario Avvocato Martino Carluccio, il Notaio Aggiunto Fulvio Nuzzo, il Postulatore Padre Cristoforo Aldo De Donno, il Cancelliere Vescovile Monsignor Agostino Bagnato, attore Consiglio Presbiterale Diocesano rappresentato da Monsignor Napoleone di Seclì. Percorriamo adesso le fasi che hanno portato a quest'ultimo evento. Il 15 dicembre 2007 la Conferenza Episcopale Pugliese, su richiesta dell'allora Vescovo, il compianto Sua Eccellenza Monsignor Vito De Crisantis, considerata la fama di santità, esprime parere positivo per apertura a causa di beatificazione e canonizzazione della serva della giovane laica Antonia Mirella Solidoro. Il 3 marzo 2008 la Congregazione delle Cause dei Santi concede il Nihil Obstat per apertura causa beatificazione e canonizzazione della serva di Dio Antonia Mirella Solidoro. Il 12 marzo 2009 il Vescovo Monsignor Vito De Crisantis, su assenso del Consiglio Presbiterale Diocesano, affida il compito di postulatore per la causa di beatificazione e canonizzazione al Padre Cristoforo Aldo De Donno dell'Ordine dei Frati Minori. 2011, concessione di nulla osta da parte del Vescovo Monsignor Vito Angiuli per l'estumulazione e la traslazione delle spoglie mortali della serva di Dio Antonia Mirella Solidoro dal cimitero di Taurisano alla chiesa parrocchiale Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti, che avverrà l'8 aprile. 13 febbraio 2014, emanazione del decreto vescovile per apertura dell'inchiesta diocesana circa la vita, le virtù e la fama di santità della serva di Dio Antonio Mirella Solidoro. 1 ottobre 2014, apertura, processo, beatificazione e canonizzazione, prima sessione del Tribunale presso la Cattedrale di Ugento. 2014-2016, il Tribunale si riunisce per 81 sessioni, fino ad arrivare all'83esima sessione, a quella odierna. 5 maggio 2016, postulatore Padre Cristoforo Aldo De Donno e il Tribunale consegnano al Vescovo la conclusione del loro impegno. Oggi, 18 giugno 2016, ultima sessione dell'inchiesta diocesana in questa cattedrale con avvenuta celebrazione eucaristica. Una bambina è chiamata alla grande sofferenza. Lei la accoglie come un dono del cielo, abbraccia quella croce e la porta
lungo tutta la salita del Calvario, accanto all'uomo che porta la croce degli uomini. La salita è lunga e quella croce è pesante, sempre più pesante per le spalle di una bambina. Ma lassù, in cima, la piccina è accolta nella casa del Re del Cielo e riceve il premio della grande gioia. E lì scopre che il Re del Cielo è proprio l'uomo della croce. La bambina, come fanno tutti i bambini, esprime la sua meraviglia e fa tante domande. La risposta del Signore svela a lei e a noi il grande mistero della sofferenza umana, vista con gli occhi di Dio. Signore, tu m'hai chiamata, sono piccina, ma corro a braccio aperte. Tunica bianca, lampada accesa, ti porto in dono il mio dolore, nient'altro da offrirti, mio Signore. Sulle tue spalle, dolce bambina, tu porti il peso della mia croce. M'hai fatto dono d'ogni tua gioia ed hai accolto il mio dolore. Come carezza del primo amore. Signore, eccomi giunta presso il tuo trono, quassù in cima al monte. Ma dimmi, oh mio re, perché il tuo trono la strada, dolce creatura, hai visto croci abbandonate, c'è chi ha abusato d'ogni piacere e mi ha lasciato tutto il dolore. Io l'ho raccolto per puro amore. Asciuga il pianto, dolce creatura, sei nella luce senza tramonto, dal paradiso ascolta il pianto e in ogni cuore dove e dolore intoneremo canti d'amore, intoneremo canti d'amore. La bambina e il crocifisso, una storia di oggi, una storia di ogni tempo. La vita non è un dono che si acquista una volta per tutte. Oppure la vita è un dono che si acquista una volta per tutte, fate voi. Basta nascere, ma per vivere non basta lasciarsi vivere. Bisogna costruirsi, temprarsi nel sacrificio e nella sofferenza, cercare la propria strada, cercare la propria funzione nel grande disegno del Creatore. Vivere per... A cosa serve un seme? E se il seme si rifiutasse di germogliare per non morire sottoterra?
E se la nostra mamma si fosse rifiutata di partorire per non soffrire? E se Cristo si fosse rifiutato di prendere il nostro posto sulla croce? Mirella ha accolto, abbracciato e desiderato la sofferenza. Perché? Il mio dolore unito a quello del mio Signore. La vita è per me una valle di dolore e tante ferite si aprono nel mio cuore. Signore, fa che dopo tanta afflizione io possa trovare in cielo consolazione. Vivere per dare, morire per ricevere. O Gesù, fonte d'amore, a te offro il mio dolore. Fa che sempre riesca a dare e il tuo amore ricambiare. Il mio soffrire diviene dolce e leggero ogni volta che penso al cielo. O dolce cuore del mio Gesù, fa di me quel che vuoi tu. In questo letto di dolore io penso sempre a te, o mio Signore. Ti prego, muta i miei lamenti in mille lodi e ringraziamenti. Tu che dal cielo tutto vedi, Signore, Padre buono, per noi provvedi. Pax vobis Christi, pace di Cristo a tutti. Formanti un'eletta parte della Santa Chiesa di Ugento di Santa Maria di Leocampo. Eccellenza Reverendissima Monsignor Vito Angiuli, Reverendissimo Monsignor Vicario Generale, Reverendissimo Giudice Delegato Monsignor Antonio Caricato, Reverendissimi e pregiatissimi ufficiali del Tribunale Ecclesiastico, dei quali ha fatto già menzione Sua Eccellenza, nonché Reverendissimo Monsignor Napoleone di Seclì, attore della presente inchiesta diocesana insieme al Presbiterio, nonché redattore delle migliaia di fotocopie degli atti da inoltrare sia al Dicastero per le cause dei Santi e sia da conservare in archivio della Diocesi di Ugento. Madre dei Santi, la Chiesa ha sempre custodito la loro memoria, proponendo ai fedeli esempi di santità lungo i secoli. I Romani Pontefici si sono preoccupati di emanare assegnate particolari norme per facilitare il raggiungimento della verità in una materia così importante per la Chiesa. Così veniva scritto nella istruzione per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali approvata da Benedetto XVI il 22 febbraio del 2007. Nel tracciato dei secoli abbiamo oggi la grandissima gioia che questa giornata segna un vertice principale della storia della Chiesa di Ugento, non soltanto, ma anche di tutta la società civile. Dalla fondazione, in molti secoli, molti avvenimenti hanno reso avvincente e notevole la sua storia, ma oggi, 18 giugno 2016, è una pietra miliare delle più importanti e della evidenza ecclesiale molto vasta. Per la prima volta in assoluto, un membro della Santa Chiesa Ugentina viene proposto ad una probabile futura canonizzazione. Pertanto l'inchiesta diocesana inerente occupa lo spazio dal 15 dicembre 2007 al 18 giugno 2016 con 83 sessioni del Tribunale Ecclesiastico, di cui prima ed ultima pubbliche con l'escussione di 57 testimoni.
tanto il materiale archivistico da depositare nell'archivio diocesano occupa ben 23 buste e dal predetto materiale si sono estratte 6 buste che formano ben 5 veluni più 1 per la stampa. In fogli sciolti e sigillati, 2 copie di tutti gli atti verranno depositate presso la Sacra Congregazione della Congregazione dei Santi in Roma, perché, se approvati e suggellati, siano di base alla composizione della Positio Super Vita Virtutibus et Fama Sanctitatis della serva di Dio Antonia Mirella Estolidor. Correndo dunque il quarto anno del pontificato di Papa VI e l'incipiente sesto anno dell'Episcopato Ugentino di Monsignor Vito Angiuli, noi vi diciamo che l'insieme degli atti occupa ben 1379 pagine. La presente sessione conclusiva ha questi punti nodali: giuramento del postulatore, firme delle lettere da parte del Vescovo e degli ufficiali, sigillo ultimo apposto dal Vescovo, consegna degli atti al postulatore perché li consegni alla Sacra Congregazione delle Case dei Santi. Tutto ciò sia a lode di Cristo. Amen. Si appresti il promotore di giustizia, Monsignor Giuseppe Stendardo, per la dichiarazione di nulla obiettare, né contro l'originale del processo da conservare nell'archivio diocesano, né contro le copie autentiche da inviare alla Sacra Congregazione delle Cause dei Santi. Dichiaro di nulla obiettare circa la richiesta ora fattami dal Reverendissimo Monsignor Cancelliere Vescovile. Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Vito Angiuli e il Giudice Delegato Monsignor Antonio Caricato confermano l'integrità e l'autenticità degli atti. Confermo l'autenticità e l'integrità dei documenti dell'inchiesta diocesana, sia degli originali già approvati nella prima sessione che nelle copie autentiche da inviare alla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi. Invito il Reverendissimo Monsignor Cancelliere a dare al Reverendissimo Postulatore Padre Cristoforo Aldo De Donno le copie autentiche perché o per sé o per altra persona di fiducia siano consegnate direttamente ai componenti del Dicastero. Approvo con gioia ciò che Sua Eccellenza ha appena riferito. Invito il postulatore a prestare il giuramento inerente. Io, Padre Cristoforo Aldo De Donno dell'Ordine dei Frati Minori, designato portatore del processo della vita, virtù e fama di santità della serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, istruito in questa città di Ugento, giuro di compiere fedelmente l'incarico affidatomi di portare a Roma 2 esemplari autenticati di detto processo e di presentarli alla Congregazione delle Cause dei Santi insieme alla busta contenente le lettere di Monsignor Vescovo, del Giudice Delegato e del Promotore di Giustizia e lo strumento di chiusura. Che Dio mi assista e mi aiuti su questi santi Vangeli. Il Vescovo sigilla con il suo sigillo personale gli atti originali e le copie per la Sacra Congregazione. Sì,
Vaticano. A te. Ed ora siano consegnati al postulatore. Vescovo ordinario Diogento e dal giudice delegato ricevo in doppia copia gli atti dell'inchiesta diocesana che dovrò portare a Roma. Ordino, insieme al giudice delegato, che gli originali del verbale siano inclusi negli atti originali e nelle copie autenticate da inviare alla Sacra Congregazione delle Cause dei Santi. Il Vescovo e gli ufficiali sono pregati di firmare il verbale di chiusura da inserire nei documenti originali che verranno conservati in curia e nelle copie autenticate che saranno inviate alla Sacra Congregazione delle Cause dei Santi. Sessione 83esima, sessione di chiusura. Nel nome di Dio, Amen. Nell'anno del Signore 2016, anno quarto del pontificato di Sua Santità Francesco, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 20:30, davanti all'eccellentissimo e reverendissimo Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, e al reverendissimo Monsignor Antonio Caricato, giudice delegato, costituiti in tribunale nella cattedrale di Ugento, presenti il reverendissimo Monsignor Giuseppe Stendardo, promotore di giustizia legittimamente citato, io, il notaio, ho presentato sia gli atti originali sia due esemplari autenticati del processo informativo istruito da detto giudice delegato sulla vita, virtù e fama di santità della serva di Dio Antonia Mirella Solidoro. Sentito il promotore di giustizia, il quale dichiarò che nulla aveva da obiettare né contro l'originale di detto processo né contro le copie di questo, l'eccellentissimo Monsignor Vescovo e il giudice delegato confermarono l'integrità e autenticità tanto dell'originale quanto delle copie e ordinarono che queste ultime venissero consegnate al postulatore reverendissimo padre Cristoforo Aldo De Donno perché le portasse a Roma e le presentasse alla Congregazione delle Cause dei Santi. Invitato da Monsignor Vescovo,
il postulatore prestò il seguente giuramento: io padre Cristoforo Aldo De Donno, designato portatore del processo sulla vita, virtù e fama di santità della serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, istruito in questa città di Ugento, giuro di compiere fedelmente l'incarico affidatomi di portare a Roma due esemplari autenticati di detto processo e di presentarli alla Congregazione delle Cause dei Santi insieme alla busta contenente le lettere di Monsignor Vescovo, del giudice delegato e del promotore di giustizia e lo strumento di chiusura. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. Prestato questo giuramento, l'eccellentissimo Monsignor Vescovo e il giudice delegato ordinarono che il verbale della presente sessione, firmato e timbrato da questi e dal promotore di giustizia in triplice copia originale, venisse incluso negli atti originali e nelle due copie autenticate da inviare a Roma, e che io, il notaio, riconoscessi l'autenticità delle firme e dei timbri. Ordinarono inoltre che il processo originale, chiuso e sigillato, venisse conservato con cura nell'archivio della Curia diocesana e che non venisse aperto senza permesso di Monsignor Vescovo. Ordinarono altresì che le due copie autenticate di questo, chiuse e sigillate e firmate da me sulla parte esterna, le consegnasse al postulatore designato, unitamente alla busta delle lettere. Realizzato tutto ciò, Monsignor Vescovo, il giudice, il promotore di giustizia e il postulatore portatore designato firmarono come segue. Verbale di tutto quanto realizzato nella presente sessione e in fede di ciò lo firmai e timbrai col timbro del mio studio notarile.
abbiamo espletato quelle che sono le norme giuridiche. Vogliamo però, ora concludendo, sentire tutta la gioia di questo giorno che stiamo vivendo, ringraziare il Signore che ci fa vivere questo importante appuntamento della nostra Chiesa, ringraziare ancora una volta il postulatore, l'attore, Monsignor Di Seclì, e tutti i membri del Comitato. Ora io imparto la benedizione su tutti quanti voi e poi affidiamo la continuazione dell'accertamento delle virtù di Antonia Mirella Savidoro al giudizio della Chiesa a Roma. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Affidiamo tutto nelle mani della Vergine Santa, perché sia lei a portare avanti insieme con noi questa accertamento delle virtù, e comunque la Madonna protegga la nostra vita e dia a tutti la gioia che noi desideriamo. Cantiamo insieme. Salve Regina, Madre misericordiae, vita luce. Dalla cattedrale di Ugento è tutto. Ringraziamo i telespettatori di Teleonda e Teleradio Padre Pio e ci auguriamo di aver portato un raggio di luce. Ancora un grazie a tutti e nella preghiera accompagniamo questo cammino che adesso dalla nostra diocesi si sposta nella congregazione per le cause dei santi. Buonasera a tutti. Grazie. 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 Graz